Giorgio, come si tre Giorgio. E, beh, Duca mi ha tirato quello che si potrebbe definire un pacco, nel senso che mi ha chiamato a parlare le fondamenta del sistema sanitario nazionale in Italia, la sua evoluzione dalla partecipazione all'aziendalizzazione e il suo futuro. In mezz'ora, 35 minuti. Tra l'altro, creandomi un certo imbarazzo, anche perché questa storia che copre quasi 70 anni della nostra vita è un po' la biografia che io ho vissuto tanti aspetti. Quindi c'è il rischio di sovrapporre il soggettivo all'oggettivo, che è un rischio che lo storico, quando affronta problemi di storia contemporanea, deve fare conto. Però cercherò di estrapolare le cose più significative. Naturalmente questa ricerca delle fondamenta saranno delle fondamenta storiche che, badate bene, però non sono passate, perché voi vedete come sono invece in attualità e come il ripercorrere il passato recente o remoto è importante in un paese povero di cultura storica come il nostro. Ecco, se noi riandiamo col pensiero a 70 anni fa, possiamo ricordare che il 25 luglio 1943, insieme al Gran Consiglio del Fascismo, venne attuato e consumato il tentativo di riformare dall'alto, cioè da una parte della gerarchia al potere, il regime fascista. Un regime antico, anche se ventennale, invecchiato e divenuto fascista. Quel conato fallì perché era inadatto a risolvere o ad attenuare la crisi politica e sociale che il fascismo stesso aveva provocato e nella quale versava da 3 anni il paese logorato dalla guerra. L'uscita dalla crisi sociopolitica e bellica sarebbe avvenuta 2 anni dopo, il 25 aprile 1945, a conclusione della lotta di resistenza di una rivoluzione dal basso compiuto da un popolo spossato, ma non dono. Ecco perché ho fatto questo appello. Perché in quello stesso anno 1943 la creazione in articulo mortis da parte del fascismo dell'ente mutualità, divenuto poi nel dopoguerra l'INAM, finalizzato sulla carta alla assicurazione contro le malattie, oggi sentiamo parlare di assicurazione contro le malattie, oltre ad apparire una risibile enunciazione di intenti impossibili e un tragico anacronismo nella crisi travolgente del paese, fu di fatto una realtà gravemente ritardataria e comunque inadeguata a fronteggiare le necessità di una popolazione allo sbando, afflitta da molte mancanze. E chi c'era ricorda le penurie alimentari, le deficienze igieniche, le latitanze assistenziali, le carenze nelle opere di pronto soccorso. 2 anni dopo, alla vigilia dell'insurrezione armata conclusa con la liberazione del paese, un progetto di riforma dell'ordinamento sanitario italiano venne concepito con ammirevole preveggenza nella clandestinità della lotta da talune teste pensanti partecipi del movimento di liberazione. Autore del progetto fu il Comitato di Liberazione Nazionale, CLN, del Veneto, o meglio la Consulta Veneta di Sanità, operante di concerto con i commissariati regionali per l'igiene e la sanità dell'Alta Italia. L'ordinamento proposto era lungimirante,
lo riassumo brevemente. Decentramento amministrativo e gestione loco-regionale della sanità costituivano la cornice di un quadro dove, assumendo i valori civili e sociali di una politica della salute fondata sulla partecipazione attiva di tutti i cittadini, a partire ben inteso dai medici, si configurava un servizio sanitario prontamente responsivo ai bisogni dell'intera popolazione. Erano questi gli enunciati. 1943, prima del 25 aprile. Era parsa rinascere dalle macerie della guerra, dal fallimento della tardiva mossa calata dall'alto e tentata dal morente fascismo, una coscienza sanitaria muovente dal basso e finalizzata a contribuire, attraverso la costruzione di un moderno servizio decentrato e partecipato, alla realizzazione del nuovo Stato democratico. Tre anni dopo, la Costituzione della Repubblica Italiana, nata da quella rivoluzione di popolo che fu la Resistenza e votata a larga maggioranza il 22 dicembre 1947, sanciva, come sapete, l'articolo 32 che la Repubblica riconosce che la salute è un diritto importante di ogni individuo e di tutta la società. Se vogliamo fare una piccola riflessione sul concetto di salute individuale inserito in quello più ampio di salute collettiva, possiamo ricordare che l'arte di difesa da applicarsi a tutta la popolazione, l'arte di difesa sanitaria da applicarsi a tutta la popolazione, era stato un portato della ricchezza delle nazioni di Adam Smith nel 1776, dove la salute era vista come un bene da difendere per aumentare la ricchezza della popolazione. Era nata dal sistema completo di polizia medica elaborata da Joseph Frank nello stesso anno, 1776, ed era destinata a influenzare un pensiero medico ottocentesco che poi, tra luci e ombre, procedette fino più in là. Ecco, questo salto di qualità si verificò anche in Italia all'indomani della rivoluzione popolare del 43-45. Il pensiero illuminato dei partigiani di una riforma sanitaria innescò una politica della salute in grado di influenzare e promuovere senza discontinuità l'attività legislativa e di governo della neonata Repubblica Italiana. Possiamo far parlare a questo punto le date. Il Ministero della Sanità fu istituito in Italia nel 1958, a 13 anni di distanza dal progetto d'azione illuminata con radici partigiane elaborato dai resistenti veneti. Il Ministero subentrò tardivamente al preesistente Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità, creato con decreto luogotenziale, figuratevi, era luogotenente Umberto di Savoia, per sostituire dopo 58 anni la Direzione Generale di Sanità presso il Ministero dell'Interno. Una lunga storia, più volte ritardataria, aveva registrato l'affidamento all'Alto Commissario della tutela della sanità pubblica e della vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie, una funzione tutelare e tecnica non dissimile da quella in pari tempo affidata all'Alto Commissariato preposto al recupero dei residuati di guerra. L'intento era stato quello di recuperare, di ricostruire. Beh, nell'Italia della ricostruzione si pensava che la ricostruzione dovesse essere, oltre che materiale, anche morale. L'esitante passo in ritardo motivò l'allora alto commissario,
di cui ricordo il nome, Nicola Perrotti, perché è stato espunto dalla memoria. Lo motivò a denunciare in data 22 ottobre 1947, dopo 2 anni di gestione commissariale, una triplice crisi travagliante la medicina, nonostante il fausto arrivo della penicillina, nonostante l'eradicazione della malaria tramite il DDT, eventi entrambi legati all'esercito statunitense. L'allora alto commissario puntò il dito impietoso su una triplice crisi. Crisi nell'insegnamento, crisi nell'esercizio professionale, crisi soprattutto nelle concezioni fondamentali della vita. Voce inascoltata. Se proseguiamo nella scansione cronologica, nel 1960, quando la sanità pubblica in Italia, nonostante la creazione 2 anni prima del Ministero per la della Sanità, era ancora sostanzialmente bloccata in una istituzione assicurativa ben diversa e ben lontana da un servizio di sicurezza sociale, non confondiamo le due cose, fu un'iniziativa della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, della CGIL, che se non ricordo allora era l'unica confederazione, non c'era ancora stata la divisione, fu un'iniziativa della Confederazione Generale Italiana del Lavoro a smuovere con proposta di legge numero 2413 del 26 luglio le acque stagnanti della politica sanitaria. La proposta legislativa, firmatari i deputati Agostino Novella, Vittorio Foa, Fernando Santi, Luciano Romagnoli, intitolata per l'istituzione in Italia di un sistema di sicurezza sociale, identificava il sistema in un servizio sanitario nazionale modulato su una riforma con questi criteri. Coordinamento su scala nazionale della protezione sanitaria, decentramento nei comuni, nelle province e nelle istituende regioni dei servizi alle persone, organizzazione di tali servizi in circoscrizioni o sottocircoscrizioni sanitarie, poi unità USL o aziende ASL, con funzioni di prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione e reinserimento attivo, ove possibile, nelle attività lavorative. Fu in buona sostanza una riproposta aggiornata del progetto risalente al 1945, a 15 anni dalla fine della guerra, mentre la riforma della sanità differita e dimenticata sembrava essere entrata in letargo. La prima scossa per rianimarla non venne dal ministero istituito da un biennio al vertice del governo, ma dalle forze sociali organizzate alla base del mondo del lavoro. Nel 1968, arriviamo, fu varata in Italia, dopo un decennale dibattito, la riforma. Il dibattito, alimentato dai primi scioperi bianchi della componente di base dei medici d'ospedale, qui non vi voglio tediare con le distinzioni tra queste associazioni, ANAO, CIMO, AMPO, eccetera, che ciascuna direbbe la sua anche dal punto di vista interpretativo, aveva prodotto un'inchiesta svolta fra il 1963 e il 1964 di grande incisività e risonanza. Gli esiti a distanza della riforma ospedaliera indicheranno che il rimedio legislativo alla crisi degli ospedali fu inadeguato al male che intendeva risanare. Ma già i postumi a breve di scadenza apparivano dar ragione a quanti sostenevano che aver riformato gli ospedali
prima della sanità nel suo complesso, era stato come affrontare la questione sanitaria prendendola per la coda e non per la testa, contribuendo ben poco a risolverla e anzi decisamente peggiorandola, senza contare i contenziosi che si aprivano fra medici ospedalieri e medici territoriali. Oggi ho partecipato a un convegno dove si parla ancora di osmosi fra ospedale e territorio. È un refrain che dura da secoli e tutti ripartano da base senza conoscere quello che è stato detto, quello che è stato contraddetto, e far tesoro di un'esperienza che è fondamentale. Sganciare la medicina ospedaliera dalla medicina territoriale, oltre che costituire un errore concettuale, significò creare un contenzioso destinato a protrarsi anche al di là di ogni tentata composizione. Comunque, 10 anni dopo il varo della riforma ospedaliera, nel 1978 venne varata la complessiva riforma della sanità tenuta a battesimo dal ministro Pina Anselmi. Si disse allora che la sanità è donna, fiorita o sfiorita, dopo 33 anni dal primo aurorale progetto concepito durante la Resistenza. Alla legge istitutiva venne accorpata quella numero 180 dello stesso anno, che intendeva restituire dignità umana ai malati di mente, liberandoli dalla degradante segregazione manicomiale. Quest'ultima legge rappresentava il coronamento dell'impresa teorico-pratica e della campagna d'opinione delle quali era protagonista lo psichiatra Franco Basaglia, definito non a caso il Pinel italiano. Voi ricordate, Pinel era lui che aveva liberato a Bicêtre i folli dalle loro catene un secolo e mezzo prima. Per restare al confronto diacronico tra gli sviluppi medico-sanitari dell'Italia di ieri e gli avanzamenti della medicina e della sanità nella Francia rivoluzionaria d'allora, basti citare quanto detto con rammarico dall'igienista Alessandro Seppilli, promotore in Italia del primo centro sperimentale per l'educazione sanitaria della popolazione: la gestione della legge di riforma sembra la rivoluzione francese gestita dai restauratori. Infatti, a tale proposito, non è privo di significato il fatto che per un quinquennio, dal 1979 al 1983, l'applicazione della legge di riforma ebbe per interprete protagonista, come ministro della sanità, dopo una lunga serie di esponenti socialisti e democratico cristiani, un uomo politico Renato Altissimo, appartenente al Partito Liberale, che aveva votato contro la legge. Comunque, il paragone è un po' antistorico, anacronistico, con la rivoluzione francese, era solo parzialmente appropriato. Lo era nell'attualità, in quanto lo spirito di riforma, fondato sul principio della sicurezza sociale e sulla idea faro della prevenzione primaria, che ci sarebbe da parlare della prevenzione primaria, secondaria, terziaria, della prevenzione clinica e di come si cambiano le carte in tavola, venne disatteso da coloro che erano stati preposti alla realizzazione delle istanze riformatrici. Ma non lo era stericamente, in quanto la restaurazione francese non poté restaurare l'antico regime medico-sanitario, perché il nuovo corso instaurato dalla rivoluzione si era affermato in modo tale da rendere praticamente impossibile ogni ritorno a prima. C'è a questo punto da domandarsi e da chiedere conto sul come e il perché nel nostro paese sia mancata così a lungo la riforma degli ospedali e della sanità nel suo complesso, in parallelo alla riforma anch'essa lungamente mancata, ci sarebbe da fare un'altra conversazione, degli studi di medicina, cioè della formazione universitaria.
E c'è da chiedersi perché mai sia stata ritardata o mancata un'adeguata attuazione delle leggi di riforma. Si trattò di mancanze che sembrano costituire una costante della storia d'Italia. Dal momento che già Gaetano Salvemini lamentava il fatto che nell'Italia di Giolitti le proposte di legge non diventavano mai progetti, i progetti non diventavano mai leggi e le leggi, quando finalmente venivano emanate, non venivano mai adeguatamente attuate. Cosa nuova. Manco quella virtù politica fatta, permettetemi una citazione dai quaderni del carcere di uno che stava in carcere ma capiva tutto quello che succedeva fuori, quella virtù politica fatta dell'energia, decisione e risolutezza accreditata da Gramsci al giacobinismo e che sarebbero state necessarie per non scadere nel vizio ricorrente rimproverato da Salvini. L'attuazione della legge di riforma partì male. Già nella sua primissima fase si rifece allo schema ritardatario e dilatorio troppo spesso ripetuto nella storia d'Italia. Ma nel successivo svolgimento fu tale da meritare il seguente giudizio storico, che è di uno storico a me caro, da poco scomparso, che insegnava in statale e che si chiama Franco Della Peruta. Cito testualmente dalla sua Storia del Novecento: la riforma sanitaria fu un fatto positivo, ma il suo spirito informatore, che rispondeva a criteri di razionalità economica e di equità sociale, venne spesso tradito negli anni seguenti in seguito al cattivo funzionamento di molte USL e agli episodi di lottizzazione verificatosi all'interno di questi organismi, divenuti spesso centri di potere clientelare. E allora usciamo dalla storia per entrare nella cronaca. Benedetto Croce, nel suo libro su teoria e storia della storiografia, dice che storia e cronaca non sono parti divise, ma sono parti unitarie. Mi spiega anche il perché, ma io non voglio professarmi crociano. In un clima di esserito e di enfatizzato pragmatismo anni Ottanta, trascorrono anni di un equilibrio politico, caratterizzato da alleanze di governo, tanto discordi nei programmi e nella loro attuazione, quanto concordi nella conquista e distribuzione di posizioni di potere all'interno sia del sistema economico finanziario pubblico, sia degli enti del parastato, dagli organismi previdenziali e assistenziali alle ASL. Come risultato di questa logica concorrenziale tra le due maggiori forze di governo, Democrazia Cristiana e Partito Socialista, si è avuta una estensione dei fenomeni di malcostume politico e dell'ingerenza dei partiti dell'amministrazione in molti campi, tra cui soprattutto quelli della previdenza e della sanità. Incomincia ad aleggiare, nel linguaggio politico d'allora e nell'opinione pubblica, il termine controriforma. Ma nell'ideologia controriformatrice che si viene affermando, la sanità viene vista non come un'area molto ampia promotrice di benessere, ma come un settore improduttivo da ampliare e rilanciare mediante massicce iniezioni di meno Stato e più mercato. Mentre si reagisce obiettando che se la sanità ha il suo costo, la salute non ha prezzo,
parlo di cose che dice la gente, si susseguono i decreti sotto forma di panacee per guarire il sistema della cosiddetta mala sanità. Sulla sanità italiana gravano quattro ipoteche. Una regionalizzazione intesa non come democratico decentramento, fatta salva ben inteso la pianificazione centrale, ma come concessione a richieste o pretese permeati di demagogia che sono detti di devolution. Secondo, un'aziendalizzazione intesa non come teoria e pratica delle cose da farsi, agenda, gerundio, le cose da farsi, da cui azienda, ma come accorpamento delle numerose USL in ASL di minor numero, improntate a un'economia più occhiuta nei confronti della spesa corrente che oculata negli investimenti produttivi di salute. Terzo, una privatizzazione intesa come sussidiarietà non integrativa o complementare, ma alternativa e sostitutiva del sistema. Quarto, un consumismo strisciante, ispirato a un'efficienza disgiunta dall'efficacia e a una produttività fornitrice di prestazioni più che di salute effettiva. E allora due sono gli orientamenti che si fronteggiano. L'uno è quello di coloro che sostengono sempre più che mai la necessità di un'applicazione integrale dell'originaria legge di riforma, che addossano le inefficienze e gli sprechi all'incompleta o distorta attuazione dei contenuti programmatici, che ribadiscono l'esigenza del monomoglio pubblico su un servizio sociale come quello sanitario. L'altro è l'orientamento di quanti sostengono che la riforma è tutta sbagliata e che lo slogan «tutto ciò che è sociale e pubblico» va rivisto e riconsiderato nella direzione di un libero mercato della salute con largo spazio al privato. Sarebbe più che mai necessaria una stretta collaborazione tra politici illuminati, economisti avveduti, medici coinvolti. L'intento comune dovrebbe essere quello di ricercare all'interno dei contenuti della riforma le soluzioni più idonee ad assicurare il massimo possibile di benefici sanitari con il giusto possibile di costi economici. Invece i nuovi balzelli caratterizzanti l'inarrestabile marcia dei ticket, vere e proprie tasse sulla malattia, se comportano benefici economici, aumentando le entrate e invertendo l'esigenza di ridurre le uscite per prestazioni inessenziali, non sono privi di spesso pesanti costi sanitari. Ecco, si ribaltano i benefici sanitari e i costi economici nei benefici economici e nei costi sanitari. E quindi in uno scenario come questo, ha senso e ha controsenso che si iscrive uno sviluppo senza progresso, dove la cultura della salute, semplificante gli obiettivi sanitari dell'attuale medicina della complessità, bisognerebbe riflettere su questo, la medicina è sempre più complessa, ma la salute deve essere sempre più semplice. Viene stravolto in una cultura della malattia che non semplifica, ma complica il mondo della sanità. Alle soglie del 2000, concludo, e nei primi anni del nuovo millennio si registrano ripetuti interventi legislativi e attuativi per una riforma della controriforma. Ma la negazione della negazione, espressa da tale antinomia, non viene sostituita dall'affermazione di una rivoluzione culturale che recuperi o ripristini uno spirito
radicalmente, autenticamente riformatore. Grazie.